Produrre pioggia a comando è possibile? È una soluzione per risolvere l'emergenza siccità? Il cloud seeding, l'inseminazione delle nuvole, è una tecnica che permette di stimolare in modo artificiale la produzione di pioggia all'interno delle nubi, una pratica popolare ma anche oggetto di critiche. In questi mesi abbiamo visto come la siccità non sia un problema così lontano, anzi. E riuscire a produrre pioggia in modo artificiale potrebbe essere una soluzione rivoluzionaria. L'inseminazione delle nuvole è una tecnologia che permette di modificare le condizioni meteorologiche di un'area, favorendo in modo artificiale la formazione delle piogge, attraverso la diffusione di particelle al di sopra delle nubi. Si tratta di una tecnica ancora in fase di studi e test, anche se la prima volta in cui se ne è sentito parlare è stato quasi 80 anni fa, era il 1946 e le possibilità di test erano limitate al laboratorio. Ma come funziona e quali sono i pro e i contro? Le gocce di pioggia per formarsi hanno bisogno di nuclei di condensazione, cioè piccole particelle attorno alle quali può condensare il vapore acqueo presente all'interno delle nubi. Questi nuclei sono particelle di origine naturale, per esempio la polvere, e antropica, come alcuni degli inquinanti che oggi conosciamo. Il cloud seeding prevede l'introduzione in modo artificiale di particelle nell'atmosfera, così da riuscire a far condensare il vapore delle nubi e alimentare la pioggia. Sono due i modi in cui questo può accadere: cannoni che sparano verso il cielo particelle o aerei che spargono particelle sulla parte superiore delle nubi. Ovviamente si tratta di macchine studiate appositamente, non della condensa che si forma al passaggio degli aerei, che normalmente solcano i nostri cieli. Entrando nel dettaglio, i nuclei di condensazione che vengono utilizzati sono composti da ioduro di argento, perché è in grado di legarsi alle molecole di acqua presenti all'interno delle nubi, favorendone la condensazione e, di conseguenza, la creazione di pioggia. Un'alternativa allo ioduro d'argento è anche il ghiaccio secco, ovvero CO2 allo stato solido. È importante sapere che il cloud seeding non permette la creazione di nubi da zero, ma solo di stimolare la quantità di pioggia prodotta all'interno di nuvole già esistenti. Questa tecnica viene utilizzata in alcune parti del mondo, per esempio in Cina, dove, in occasione delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, vennero stimolate le precipitazioni il giorno precedente all'apertura, così da avere una giornata serena e limpida per la cerimonia. Un altro caso sono gli Emirati Arabi Uniti, soggetti a forti e lunghi periodi di siccità. Secondo i dati disponibili, negli ultimi anni sono stati svolti tra i 180 e i 245 voli all'anno con lo scopo di stimolare la pioggia. Qui il governo, nel solo 2017, ha investito l'equivalente di 12,6 milioni di euro in 9 diversi progetti sperimentali, tra cui quello guidato dall'Università di Reading nel Regno Unito, che utilizza droni per sparare scariche elettriche nelle nuvole, scariche che dovrebbero favorire le precipitazioni. Progetti analoghi sono stati sperimentati anche in Italia, una ventina di anni fa, in Puglia. Lo studio venne presto abbandonato prima di ottenere risultati. Prevedeva l'utilizzo di radar per individuare le nubi ideali per far piovere. L'inseminazione delle nuvole genera curiosità e perplessità. Da una parte i vantaggi per l'uomo potrebbero essere molti, dall'altra però non mancano anche le preoccupazioni, soprattutto di carattere ambientale. Sicuramente la possibilità di incrementare l'acqua in paesi o in periodi dove le precipitazioni sono scarse è un vantaggio, soprattutto per il settore agricolo. Tra i principali argomenti di dibattito legati a questa pratica ci sono l'elevato costo e l'introduzione nell'atmosfera di sostanze chimiche che si legano alla pioggia e finiscono in corsi d'acqua e falde acquifere. Al momento però non ci sono dati certi sull'effettivo impatto. Gli scienziati stanno ancora studiando le eventuali conseguenze sugli ecosistemi e sulla salute umana. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'impossibilità di valutare al 100% se la pioggia sia causata unicamente dall'inseminazione delle nuvole o anche da processi naturali. Siamo perciò ancora lontani dal riuscire a pilotare le piogge scegliendo esattamente giorno, ora e quantità di precipitazioni. Le nuvole sono sistemi molto complessi e per ottenere la pioggia occorrono precise temperature e turbolenze. Quindi, oltre che investimenti nello studio di queste tecnologie, è necessario finanziare anche impianti e tecniche per riuscire a preservare l'acqua piovana, così da riutilizzarla in periodi di siccità. Tieniti aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.